Ma eccoci qua, grande Simo, grande. Ciao, ciao dalla collina di Andiamo, Hollywood. fatti vedere te in viso, grande. Ciao, ciao a tutti. Allora, dai, vieni qua, fermati un secondo, vediamo proprio te in pieni i tuoi occhi che saranno gli occhi di un italiano. Eccoli qua. Allora, come dirito, per chi volesse, abbiamo iniziato proprio con il tuo dito che indicavi la collina di Come Hollywood. dicevo, questa è una strada particolarmente iconica di Los Angeles, perché non solo è situata immediatamente al di sotto della scritta Hollywood che vi ho mostrato, ma è la strada dove storicamente hanno vissuto tutti gli artisti a noi conosciuti più importanti del mondo dello spettacolo, tra Madonna, Charlie Chaplin, e recentemente ho scoperto che nella mia piccola casetta dove vivo qui in Beachwood Drive viveva Shirley Temple. Molto interessante capire poi come questa parte di Los Angeles, che un po' rappresenta il cuore di Hollywood, poi si sviluppa in tutte le sue caratteristiche, tra il culto dell'occulto, vedremo alla fine di questa strada aprirsi la vista a questo edificio enorme di Scientology e questo chiosco in cui praticamente puoi acquistare riti per cercare la fama, cercare la fortuna, cioè sono tutte cose che sembrerebbero uscite da un film, no? Ma è la realtà di chi vive quotidianamente in questo contesto. Quindi diciamo, voglio portarvi con me in questa passeggiata verso Beachwood Drive, farvi scoprire un po' tutti gli aspetti più interessanti e portarvi anche a vedere qualcosa di un po' più, di È meno usuale anche. meno usuale, no? Quindi è un po', io come italiana, parliamo degli Italian Eyes, sono stata catapultata in questo mondo un anno e mezzo fa e io non sapevo assolutamente nulla di dove mi fossi, dove mi trovassi e mi sono poi così improvvisamente cimentata nella scoperta di questo posto molto interessante sotto molti aspetti. E secondo me in Italia noi di Hollywood conosciamo soltanto la Hollywood Boulevard con le star, no? Con Le i nomi delle stelle grandi delle star. star, è Le vero. stelle delle star, però Allora, diciamo la vera Hollywood è quella che vi sto mostrando adesso con James, che ha avuto questa idea geniale di creare questa vediamo. cornice. Faccio vedere. Sono scrittori, registi, attori e quindi c'è un concentrato mondiale, vengono dappertutto ovviamente, non sono solo americani. E c'è questo misto di natura tipica californiana, come possiamo vedere, e queste casette un po' old fashion che non sono per nulla americano lo stile. Ci stiamo approcciando verso la casa di nostro famoso Charlie Bene, Chaplin, qui che bene. viveva Charlie Chaplin. Ecco, avviciniamoci. Non ci facciamo buttare sotto. Eccoci qua. Vediamo questa casa. Come sono le mie riprese da mal di mare? Ecco, ferma un po' la mano, ferma. Eccola. Allora, grandioso, grande, sono grato, mi hai fatto un grande regalo, davvero. Contenta. Io No, sono molto, vero? molto contenta di condividere questo. Io l'ho scoperto da poco, tra l'altro. Ero qui come, non lo so, come una sorta di addormentata nel bosco che non sapeva cosa si facesse e dove si trovasse. Allora, andiamo avanti, Italian Eyes. Volevo fare un appello a tutti i napoletani. Scusa di interromperti, ma non mi sembra Vai. un po' con la Campania qui? Un pochino. Io mi sento un po' a casa. Ah, bene, bene. Gli americani, cosa che un po' di tutti, adorano gli italiani. Se sei italiano, immediatamente sono predisposti in modo positivo. Diamo un po' qualcos'altro, qualche Ecco curiosità, qua. quello che ti ha Allora, io incuriosito. Vai. adesso vi voglio portare giù e farvi vedere questo bellissimo edificio che si erge a mo' di castello dei Scientology. Giuro, vai. Sono qui, sto facendo questa bella camminata, rigorosamente tutte le italiane. Qui a Los Angeles non si usano i tacchi, quindi anche se ho il vestitino, io uso le scarpe da ginnastica. Grande, grande. Ed Diciamo. questo è il tocco più americano che io ho acquisito: scarpe da ginnastica ovunque e lunghe camminate. Guardate quanto è carina questa casa coloniale. Stupenda, stupenda. Sì, anche a Ma Caserta io abbiamo le gioco, lo palme. fa. Lo so, ma anche a Caserta abbiamo le palme, James. Anche a Caserta Anche abbiamo a le Via palme. Marina a Napoli ci sono le Via Marina a palme. Napoli, guarda che è cioè la bellezza del Golfo di Napoli, mi dispiace, la California se la sogna, quindi con tutto il Che rispetto. bello, che bello.
Allora ci scrive Franco Riga, ci scrivono già, parte, ottima reporter, la segnalerò a Mentana. Ma Salve Franco, noi saluti. preferiamo James. Adesso Allora, dove ci stai portando? I tuoi occhi adesso dove sto. ci faranno vedere? I miei occhi stanno portando a Franklin Avenue, dove c'è questo. Siamo nel triangolo dell'esoterismo. Quindi fate attenzione se la connessione si interrompe, perché stiamo arrivando nel centro dell'occulto di Hollywood. Grazie. Non so quanto riuscirò a mostrarvi dal piccolo chiosco, perché sono molto gelosi, ma da buona napoletana proverò ad entrare con nonchalance e farvi vedere qualche libro rituale dell'occulto. Ciao a tutti, eccoci, siamo qui facendo un giro per Los Angeles in un posto molto particolare che è Beachwood Drive. È un misto di natura, di Hollywood, di vecchia Hollywood degli anni 30. Le costruzioni sono tutt'altro che in American style, sono molto anni 70, come possiamo vedere l'Italia anni 70, o ancora costruzioni più vecchie che ricordano un po' anni 30. Tra l'altro, questa è una strada molto interessante perché parte del film Once Upon a Time in Hollywood, che immagino molti di voi abbiano visto, è stato girato sulle colline di Hollywood, le cosiddette Hollywood Hills. Come dicevo, è molto l'occhio italiano, quello che colpisce l'occhio italiano, non sono la famosissima Hollywood Boulevard delle star, le stelle delle star, ma è proprio questo misto che non ci aspettavamo, no? Un'America diversa dai grattacieli, dalle costruzioni super moderne, ma che preserva proprio l'autenticità del passato. Ed è proprio questo che forse ispira gli artisti che vivono qui, l'autenticità che non si perde è proprio l'aspetto iconico di queste costruzioni in cui hanno vissuto grandissimi artisti. Come dicevo prima, abbiamo mostrato la casa di Charlie Chaplin. Personalmente ho avuto la fortuna di vivere in quella che è stata la casa in cui è cresciuta Shirley Temple e tantissimi altri nomi che hanno regalato al mondo insomma, delle performance e delle creazioni incredibili. Volevo dire come sono messi in questo periodo con i check su quello che può essere il periodo di pandemia, coronavirus. Allora, sono tutti rigorosamente rispettosi insomma, delle regole qui a Los Angeles, dove è ancora tutto chiuso, a differenza dell'Italia. In California, in uno degli stati in America in cui ancora è tutto chiuso, hanno recentemente aperto le spiagge, ma fino a qualche tempo fa bisognava andare in mascherina anche sulla spiaggia, cosa comunque assurda, perché credo che sia ancora più complicato gestire la sabbia e tutto il resto dalla spiaggia, e non si può andare, non ci sono più no, i centri commerciali sono chiusi. So che questa settimana dovrebbero lentamente cominciare a riaprire, quindi ci dovrebbe essere la fase 2 che state già avendo in Italia. Veniamo un attimo a noi. Spiegaci adesso dove abbiamo visto, dove ci stai portando e soprattutto cosa ci farei vedere, quanto manca più che altro di Mancano camminata. esattamente 2 minuti. 2 minuti, Grazie. sto camminando lentamente. Siamo quasi arrivati, presto vedremo, si aprirà davanti ai vostri occhi il castello del Scientology, ma non Scientology normale, è il Celebrity Center, dove soltanto le star di Hollywood possono entrare, Accedere. accedere, sì. Addirittura. Noi Sì. accederemo però. Hanno loro ceduto a farti entrare, ecco. No. No, nel senso che, perché sei comunque nello No, stesso loro. sistema, adesso puoi entrare, non credo. Ma dimmi. Sì, ma chi. Insomma, è però una cosa. Ecco, c'è un capitolo su Scientology, è molto demonizzato, però non è la cosa che si descrive. Cioè, sono persone che liberamente scelgono non un culto, ma una filosofia di vita. Quindi io non ne faccio parte, ma rispetto chi ne fa parte. Poi mi pare che ci sia moltissima aura di discordia su questo, tantissime diverse esperienze, però. Conosco personalmente membri e sembrano ispirati piuttosto da una filosofia di vita che non altro, ma poi ovviamente ognuno ha le sue opinioni. Ci ricordi tu da quanto tempo sei lì e sei arrivata per cosa ti occupi pure? Perché a noi è importante sapere ogni tanto e fare un Allora, refresh. io sono da 2 anni qui. Sto lavorando su una docu-series su un'altra produzione di Hollywood che
è appunto su Netflix. Stiamo girando per il momento, ecco, scusa, qua ci sono i pazzi. No, non vogliamo, non rischiare, ti voglio bene, Sì. vai in fasi protette, non No, no, andiamo in... perché qua sono tutti quanti allucinati. Cioè, veramente, questo è un altro problema, sono le droghe. Cioè, c'è tanta gente che si droga, cioè, sono veramente cose allucinanti. Vabbè, avete avuto in diretta una mia esperienza di schivare i matti. Ok, ecco qui, cominciamo a vedere Scientology. Guardate che bel castello. Questo credo che sia conosciuto in tutto il mondo. Lo vediamo? Sì. Come possiamo vedere dalle persone come sono. E questo è il cosiddetto Celebrity Center. Molto bello, no? Questo è veramente un edificio abbastanza iconico, molto bello, in cui appunto si riunisce la creme della creme di questo movimento, perché fondato appunto da star, cioè non fondato a star di Hollywood, ma ha aderito a molte star di Hollywood, tra cui conosciamo persone particolarmente celebri, e questo, come c'è scritto, non so se l'hai già scritta, Celebrity Center. E qui siamo su Franklin. Adesso vi porto su questo chioschetto molto simpatico. Non so se vediamo, questo è il The Daily Planet, dove hai tutte le cover di tutti i fashion magazine, di tutti i giornali anche internazionali. È un po' uno spot un po' artistico. Vediamo il giornale. Sì, perfetto, no, stavo ricordando, Ok, non ti preoccupare. Sì. e adesso magari entriamo e ti faccio vedere un po' le peculiarità degli americani. Questa è una parte anche molto hippie, una parte molto. Vai, vai. Sì, questo c'è il Bourgeois Pig, quindi adesso parliamo un pochino, così facciamo. Hi, so nice. Quindi niente, quindi questo qui, or il libro delle cospirazioni. Vedo, vedo. Questo abbiamo anche la Bibbia delle streghe. Questo non è considerato un posto strano. Nothing in town? No books, ok. Thank you, bye Grande, bye. E grande, grande. qui non si può. Quindi vi ho fatto vedere un po' di quello. E per il momento questo è il bar in cui, che io adoro. Si chiama Bourgeois Pig, che è il maiale borghese, vuol dire, perché qua sono molto sull'hippie chic, attenzione, cioè sono molto. è proprio California allo stato puro. In quell'aspetto della California che poi forse è meno conosciuto, conosciamo i surfisti, le bionde, eccetera, ma poi Hollywood, l'arte viene un po' da questa dimensione qui. Cioè uno degli spot più indie di Los Angeles, dove vengono moltissimi artisti a cena, ed è chiamata la poubelle, che significa la spazzatura in francese, quindi dal maiale borghese alla spazzatura. Questo